l'unione di tecnologia sempre più avanzata, acquisizioni tecniche chirurgiche, ma anche valorizzazione dell'aspetto più intimo che è indissolubilmente legato a questo tipo di chirurgia. Una società piccola che però fa le cose bene. Il presidente della società è il professor Alei. La SICGEM ha come obiettivo quello di creare sempre un aggiornamento continuo per gli addetti ai lavori. Sono tantissimi gli urologi, soprattutto giovani, che approcciano a questa chirurgia, che è una chirurgia molto nuova e che quindi, come tutte le chirurgie nuove, è in continua evoluzione. Continuamente cambiano i materiali, le tecniche, le metodiche, sia diagnostiche che terapeutiche. Siamo a Bologna, stiamo al secondo giorno dei lavori del 12° congresso della Società Italiana di Chirurgia Genitale Maschile. Un bel programma scientifico, vario. Congresso fatto anche per i giovani, molto formativo, giovani chirurghi, specializzanti, neospecialisti sono stati coinvolti nelle sale operatorie e anche nella promulgazione del programma scientifico. È un congresso costruito intorno alla giornata di chirurgia in diretta di Live Surgery. Affiancata anche da sessioni, tavole rotonde, focus, face to face e sessioni di videochirurgia. Si comincia a parlare di percorsi diagnostico-terapeutici per le neoplasie urologiche che non tengono in conto soltanto della cura del tumore e degli aspetti relativi alla sopravvivenza alla malattia neoplastica, ma anche degli aspetti che riguardano la qualità della vita dopo neoplasia. Poi andiamo ad approfondire anche altri settori specifici della chirurgia genitale maschile, come l'indurazione penisplastica, come il problema delle dimensioni peniene per quanto riguarda l'allungamento e l'ingrandimento del pene, problemi di infertilità maschile. L'infertilità maschile rappresenta la metà dei casi dell'infertilità di coppia. Sul maschio c'è ancora molto da fare e questo è uno dei propositi che si pone come obiettivo il nostro congresso. Caratteristica molto importante di questo congresso è aver organizzato al dottor Franceschelli un corso per gli infermieri che ha avuto una buona aderenza e è stato un momento di accrescimento reciproco. Ci aspettiamo delle novità, ma ci aspettiamo soprattutto un aspetto anche formativo, una chirurgia che spesso si vede poco, si conosce poco e quindi è giusto, come ha fatto il professor Colombo, dare a questo congresso anche un taglio non solo informativo, come si suol dire, ma anche un taglio formativo. L'innovazione è il nostro punto di forza, è il punto di forza proprio della Società Italiana di Chirurgia Genitale Maschile. Spero che sempre più colleghi parteciperanno attivamente alla crescita di questa società e che si prefigga come obiettivo sempre quello di aiutare soprattutto i più giovani a vedere come fare questa chirurgia. È una grande opportunità di conoscere un mondo magari considerato di nicchia, che invece potrebbe attrarre molto dei giovani che si vogliono avvicinare a una chirurgia particolare. Il futuro della SICGEM io lo auguro brillante, perché gli addetti ai lavori e gli interessati a questo tipo di chirurgia sono sempre di più, saremo sempre più numerosi e sempre più fattivi nei confronti di questa chirurgia che è nata da pochi decenni ma che promette degli sviluppi enormi.